la linea gotica, ecco. Torniamo in città adesso e parliamo della pulizia della nostra città, perché dopo il debutto a inizio luglio in San Donato e in San Vitale, lo spazzino di quartiere arriva anche nel quartiere Porto Saragozza e nel quartiere Santo Stefano, dentro le mura. In azione giorno e notte 15 operatori pronti a raccogliere i rifiuti abbandonati e a monitorare le segnalazioni dei bolognesi. Vediamo il servizio di Simona Iannessa. Lo spazzino di quartiere approda anche al Porto Saragozza dopo aver fatto il suo debutto a inizio luglio in San Donato, San Vitale e Santo Stefano. Un progetto di riorganizzazione della raccolta, frutto della collaborazione tra ERA e Comune, che sin da subito sembra aver dato buoni risultati con 250 abbandoni di rifiuti ingombranti segnalati, 80 quintali di piccoli abbandoni tirati su dalle strade e 150 multe. È il bilancio del primo mese di attività degli spazzini di quartiere, che si stanno dando molto da fare per pulire le aree critiche, rispondere alle segnalazioni dei cittadini e raccogliere rifiuti ingombranti e non abbandonati in maniera scorretta. In azione già dal 1 agosto al quartiere Porto Saragozza e a Santo Stefano dentro le mura 15 operatori divisi in 10 microzone. La città è divisa in 50 zone, quindi davvero ci prendiamo cura delle microzone, non soltanto dei 6 quartieri. Questi operatori, una decina a quartiere, arrivano con questo furgone che vedete alle mie spalle, incontrano le persone, fanno il punto con il presidente di quartiere, i commercianti, le associazioni del territorio sulle problematiche principali, ci aiutano. Noi dobbiamo far sì che Bologna abbia una maggiore capacità di prendersi cura di sé, dello spazio pubblico, del centro storico come nei quartieri. Come sappiamo, la vita a Bologna è diversa tra il centro storico e i suoi quartieri. Dunque questa idea degli spazzini di quartiere è fondamentale, perché adatta la nostra capacità di intervento sulla pulizia della città zona per zona, coinvolgendo la cittadinanza, coinvolgendo i quartieri. Questi, diciamo, circa 30 operatori che oggi girano costantemente durante il giorno per tenere pulita la città sono stati, come dico, molto apprezzati dai cittadini, che trovano anche un punto di contatto delle volte per segnalare malfunzionamenti o problemi particolari della città. Segnalano le solite cose, quindi piccoli abbandoni, zone non perfettamente pulite e, diciamo, comportamenti non corretti da parte delle utenze che tendono a non rispettare le regole che sono state assegnate. Tra le novità della riorganizzazione della manutenzione messa in atto dal gruppo ERA anche il potenziamento del servizio di spazzamento delle strade in centro. All'operatore a piedi è stata affiancata una spazzatrice, dalla frequenza di 3 giorni su 7 si è passati ai 6 giorni su 7. Infine l'orario del servizio è stato anticipato di notte, di modo che i bolognesi, uscendo di casa al mattino, possano trovare subito le strade pulite. Parliamo adesso.